I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Se la pizza è scotta e la zanzara punge, se la radio è rotta e la focaccia unge, se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Oh, buonasera e ben ritrovati amici di Casalotto, sempre lunedì ma nell'appuntamento serale, quello delle ore 20 che dura 40 minuti, sempre in coppia come oggi pomeriggio, un'ora insieme in diretta con me e con Leo, pronti per questa puntata. E allora lo vado subito di nuovo a salutare come a voi ho fatto, ciao, ben ritrovato, ciao Leo. Ciao Sheila, ben ritrovata, buon lunedì sera a te in studio, buon lunedì sera a Marco, soprattutto buon lunedì sera a tutti voi che ancora una volta avete scelto di seguire Casalotto. E allora fatelo sino alle ore 20:40 perché ci sarà anche il dopo Casalotto in questo lunedì sera, perciò avremo le nuove informazioni valide per domani. Prima estrazione del mese d'agosto, prima estrazione della settimana. E allora, beh, abbiamo concluso il mese di luglio veramente alla grande, e perciò come ad ogni fine mese, ad ogni inizio mese, innanzitutto le nostre tecniche, i nostri sistemi sono sicuramente più importanti, ma quello che vi consigliamo io e Marco è proprio quello di girare pagina e di cominciare da zero. Perciò attenzione, perché anche in questo lunedì sera ci saranno pochi numeri, poche informazioni, in poche mosse, pochi passaggi, perciò attenzione agli aggiornamenti. È chiaro che non mancheranno le notizie anche in questo lunedì sera, perciò Sheila, se vuoi anticipare di cosa parleremo puoi subito farlo, e poi inizieremo a dedicarci alle foto degli scontrini vincenti, alle nuove informazioni valide domani. Vai Sheila. Allora parleremo di Chiara Ferragni e delle sue confessioni su Fedez, di quando e dove vide la prima foto di quello che poi divenne suo marito e nonché papà dei due figli. Poi parleremo di Francesco Totti e infine nella nostra rubrica Amici Animali a New York verso, ma è una bella notizia comunque, il divieto della vendita dei cani e gatti nei negozi, tutto questo per spingere di più le adozioni. Magari arrivasse anche da noi questa cosa in Italia, sarebbe meraviglioso. Vabbè, questi sono comunque un po' gli argomenti. Con me tra poco invece, con te Lio, dove si va? Beh, iniziamo subito un po' a vedere com'è andata l'ultima estrazione del mese di luglio. Beh, un mese sicuramente importante, perché non è andata bene solo l'estrazione dell'altro ieri, ovvero di sabato sera. Beh, il mese di luglio ci ha regalato delle vincite veramente molto importanti, anche a ripetizione, soprattutto con l'88-90, l'88-89, ma proprio partiamo dalla ruota del Lotto di Genova con l'88-90. Bellissimo questo ambo secco, questo l'avevamo precedentemente vinto alla ruota del Lotto di Torino. Beh, eccola qua, ripetizione numerica. Genova-Torino sono state due ruote fondamentali per quanto riguarda appunto sia l'88 ma anche il 90. Sempre alla ruota del Lotto di Genova, 5 con il 90, ed è arrivato questo 5,90 anche nei tre numeri dal 5,50-90. Beh, attenzione, perché era un ambo estremamente atteso, o comunque è arrivato proprio come ultima estrazione del mese di luglio, e complimenti a tutti coloro che l'hanno portato a casa. Genova 5,88, bellissimo questo.
questo 5-88 con il Genova-Napoli, beh, non ci siamo smentiti con l'88 oltretutto a Genova, però al quinto colpo avevamo anche il 5-55 e il 55-88, due ambi che poteva essere un terno fantastico. Andate indietro a vedere e sicuramente vi accorgerete che questi due ambi secchi si potevano unire in terno, però non li avete più giocati perché erano al quinto colpo di gioco. A tutte le ruote non sono mancati degli ambi, un bel terno, 30-90, 5-90 a tutte le ruote, 48-50 addirittura al primo colpo di gioco, chiaramente sempre l'88 con il 90 e poi il fantastico terno 5-88-90. Beh, questo è un terno fantastico perché soprattutto Marco spesso e volentieri parla, dà il consiglio di questo 5-88-90 ed è arrivato proprio in terno secco. Questo lo possiamo comunque definire come terno secco di Casalotto, e è arrivato alla ruota dell'8 di Genova, però veramente molto interessante perché anche per tutte le ruote, essendo un terno secco, tra le altre cose regalato proprio settimana scorsa da Marco, è diventato veramente importante. Ma sarà importante la nuova informazione in chiamata unica legata al 9 e al 90 agosto con il terno ad ogni costo, e proprio nel primo portale di questo lunedì sera voi avrete la possibilità assoluta di avere i due terni secchi principali. Quindi, come vedete, sempre pochi numeri in poche mosse e combinazioni, ristrettissima perché ci aspetta il terno col numeretto 9, sarà un terno secco, perciò un terno di tre numeri, avremo il terno con il 90, sarà il secondo terno secco, quindi i due terni principali del mese d'agosto con il 90 validi domani sera e l'ambo di agosto con il 90. E allora attenzione signori, perché questa è un po' chiamata unica a base di 9 e 90 per domani sera, perciò io ritorno immediatamente in redazione per passarvi questa piccola ma grande informazione che sicuramente farà la differenza. E allora attenzione, perché l'aggiornamento sarà necessario, quindi si parte domani sera alla grande, quindi voltiamo pagina e iniziamo con questa nuovissima informazione aggiornata. Redazione, per questo consiglio veramente alla portata di tutti voi. Andiamo di là. Bene, allora partiamo veramente alla grande in questo lunedì sera con il fantastico 895095, ripeto 895095, e dopo il tasto 3, perciò da rete fissa, dai cellulari, avrete la possibilità di avere i due terni principali di agosto. Agosto, terno ad ogni costo, con numeretto 9, un solo terno secco, un terno di tre numeri, 90. Un ambo secco, un terno secco. E allora attenzione, perché questo è lo speciale 9.90 ad agosto, speciale prima estrazione del mese. Signori, aggiornate questa informazione per domani sera, perché è piccola, è ristretta, è alla portata di tutti voi e soprattutto qua ha l'informazione che tutti stavano aspettando. 895095, tasto 3 da rete fissa, dai cellulari, e entrate ed ascoltate questa informazione perché sarà veramente importante per domani sera. We'll
nube vola sempre più su. Molto bene, siamo partiti veramente alla grande con principalmente i due terni secchi, terno con il 90 e terno con il numeretto 9, e beh, questi sono i due terni principali per domani sera. In più sempre all'895095 c'è anche il lambo con il 90, perciò saremo di fronte a due ambi, un terno secco, quindi ristretta, importante, perciò alla portata di tutti voi, e voi potete avere ancora questa informazione a base di 9,90 all'895095. Sheila. Bene, bene, allora parliamo di Chiara Ferragni, di cosa pensò quando vide per la prima volta in foto Fedez. Intanto apriamo dicendo che alla faccia di chi pensava che la loro storia durasse da Natale fino a Santo Stefano, invece tra non molto festeggeranno, ebbene, i loro 6 anni d'amore, quindi eccoli qua, sì. Belli come il sole. E la regina delle influencer, insomma, su TikTok ha raccontato un curioso aneddoto. Ha svelato appunto qual è stata la prima volta che vide Fedez. Allora, lei dice così: questa copertina del Rolling Stone l'abbiamo messa nel bagno perché non sapevamo dove metterla, ed è la prima foto che io ho visto di Fede. Ero tornata a Milano per dei lavori, perché dal 2013 al 18 lei ha vissuto a Los Angeles. Un giorno, tornando qui e andando verso l'aeroporto, ho visto questa cover dell'ottobre del 2014, quando vivevo da circa un anno in California. Vidi la copertina in edicola, mi sono detta: chi è questo tipo qua? Sarà forse un ragazzo straniero? Invece era Fede. Poi ho letto Fedez la rivelazione, così ho capito che era un italiano. Poi ho letto Fede e ho pensato: buon per lui, perché mi sembra proprio figo, ecco, queste le sue parole. Poi però si era fermata lì, insomma, la cosa. Sono super affezionata, dice, a questa foto, non chiedetemi perché l'abbiamo messa in bagno, comunque, eccola, credo che sia questa. E dice che poi Fedez comunque lo conobbe a un pranzo poi con amici, oltre che bello, sentendolo parlare ha persino detto: è anche intelligente questo ragazzo. Conosceva solo un paio delle sue canzoni, non aveva mai visto X Factor, perché ai tempi lui era appunto X Factor. E alcuni amici poi racconta che mi hanno detto: mi aveva messo in una canzone, vorrei ma non posso. Ho pensato: mamma mia, chissà che cose orribili avrà scritto su di me. Invece, perché in America non era tra le hit, ma quando sono arrivata in Italia è stata la prima canzone
che ho sentito in macchina, racconta. Ho fatto un piccolo video in cui cantavo il mio pezzo, lui l'ha visto, ha postato il video buffo su Snapchat in cui diceva Chiara limoniamo, e da lì insomma abbiamo iniziato a scriverci, mi ha invitato a cena e da lì abbiamo iniziato insomma a conoscerci. Spiega e racconta che lei era abituata ai paparazzi, mi fotografavano in giro per i look e per i miei vestiti, ma mai sarei stata seguita per la mia vita privata. Era la prima volta che, racconta, usciva con una, diciamo, una celebrity. Di solito era famosa per altro in America. In Italia era lui invece una star. E così da lì ebbe inizio la loro storia, dove oggi hanno fatto due figli meravigliosi. Infatti, quindi sono già circa sei anni. E non sapevo che era andata proprio così. Beh, quella foto di Fedez me la ricordo anch'io, sicuramente una foto un po' così, molto bella e caratteristica per diversi punti di vista. Ade li vedo comunque molto bene come coppia, molto affiatati, e sono comunque felice e contento che è una coppia che sicuramente andrà avanti, perché c'è rispetto, perché si vogliono bene, e comunque, come avrete un po' capito, anch'io sono fans di Chiara Ferragni, ma anche di Fedez. Adesso sono alle prese con i lavori del loro nuovo attico, sempre zona City Live qua insomma a Milano, perché con l'arrivo poi della piccolina, certo, la casa è un po' più stretta, allora insomma vabbè, hanno, poi sono in affitto, adesso l'hanno comprata e si stanno creando insomma la casa dei loro sogni. Vedremo se spoileranno altre foto. C'è la Chiara Ferragni, soprattutto è molto influente per quanto riguarda tantissime cose, ed è questo che comunque l'ha resa così famosa, e secondo me quello che comunque ha inventato, il lavoro che ha inventato, è sicuramente un qualcosa che gli appartiene e gli apparterrà sempre, e dobbiamo comunque veramente fargli i complimenti e tanto di cappello, perché penso che comunque una donna, una ragazza così, alle volte è anche irraggiungibile. Vabbè, certo. Allora, da una coppia solida come come Chiara e Fedez, a una coppia che dopo tanti anni insomma è finita. Parleremo della storia di Totti e Ilary Blasi. A tra poco con loro due, adesso veniamo con te, con voi. Vai. Certo che sì, allora noi andiamo avanti con la nostra diretta, e allora adesso abbiamo il più frequente in assoluto, ovvero l'88, fantastico 88. Se è possibile, Lollo, possiamo vedere qua da Casalotto, per esempio, l'88-90 di Torino, questo ambo secco che avevamo vinto qualche estrazione fa proprio alla ruota dell'8 di Torino. Poi andremo a vedere anche l'88-89, eccolo qua, Torino, proprio qualche estrazione fa con l'88-90. O dall'8-88-90 lo avevamo già vinto settimana scorsa a Bari, l'88 con l'89, ancora una volta i radicali che hanno dato questo ambo secco regalato pure in diretta, quindi attenzione, non meravigliamoci se domani vedremo ancora in campo l'88-88-89, proprio con sabato 88-90 alla ruota dell'8 di Genova, quindi fantastico anche questo 88-90 riportato a casa per la seconda volta nel giro di poco tempo. E allora attenzione, nuovo 88, un ambo secco e un terno secco, e allora vi dico attenzione all'ambo secco, perché questo ambo secco con l'88 è veramente forte, e secondo me questo ambo secco vale più del terno, ma attenzione perché abbiamo anche l'89 e poi l'abbinamento universale dell'880, i migliori radicali di domani sera, ora vostri nel prossimo portale redazione.
E allora 89 22 77 per avere i migliori radicali di agosto, ancora 88 in pole position, un ambo secco e un terno secco, quindi attenzione perché questa fantastica informazione dell'88 è importantissima, soprattutto l'ambo secco, quindi l'ambo di due numeri. Avrete il consiglio anche del nuovo 88-89, quindi non meravigliamoci se domani vediamo apparire ancora gli 88 e gli 89 magari assieme. E poi attenzione, un abbinamento, quello universale dell'8-80, ancora 88 i migliori radicali, 89-22-77, tasto 3, entrate ed ascoltate l'informazione perché è molto forte, soprattutto è molto importante per domani sera. Il sole scalda, il sole scotta, ti arriva in fronte una bella botta. Viva l'estate, questo è il mio motto, e sta l'otto. Il sole sale, il sole scende, come un diamante nel cielo splende. Senza la crema, però mi scotto, e sta l'otto. Con noi, tu fatti vuoi, salta anche tu nell'acqua blu. Sole che cuoce, sole rovente, quando ti bruci non è divertente. Sei tutta rossa ma bianca là sotto, e sta l'otto. E ancora radicali, non meravigliamoci se l'88-89 ricomparirà, e allora l'89-22-77 vi darà tutto per quanto riguarda l'88, ambo terno secco, l'abbinamento dell'8-80, e c'è anche la ruota migliore dell'88-89, quindi andiamo avanti con questa informazione dei radicali. Sheila. Bene, grazie Leo, con te tra poco. E ora è il momento di Francesco Totti, perché parla il suo amico. Siamo al Corriere della Sera, dove il quotidiano svela che il capitano
avrebbe fatto appunto delle confessioni ad Alex Nucetelli. Chi è? È un suo caro amico, ex marito di Antonella Mosetti, è un PR romano che proprio lui nel 2002 fece conoscere Totti e Ilari, e sempre lui pare, insomma, che qualche mese fa gli avrebbe presentato Noemi Bocchi, che è l'attuale pseudo sua nuova, insomma, flirta, ecco. Totti dice, suo amico, insomma, se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e Ilari, sento di averle dato tutto ciò che potevo e sono in pace con me stesso. Il sempre suo amico dice, ecco qua lo vediamo anche in foto, sarebbe triste e amareggiato, i rapporti con la Blasi sarebbero tesi. E beh, insomma, lo credo, anche perché gli avvocati attendono di poter avviare la pratica di separazione. Intanto la presentatrice, secondo alcuni rumor, sarebbe in trattative per raccontare, questo mi mancava, la sua verità in TV. Spero che non accada, ma vabbè. Comunque, il suo amico è chiamato ancora però una volta in causa per un video che risale a ottobre scorso, dove in questo video ci sono Totti e Ilari che sono a cena, ma in un altro tavolo vicino, credo che siano qua le immagini, c'è appunto anche lei. Lui, il suo amico, nega, dice che insomma non sa se erano ancora insieme o iniziavano già a frequentarsi, ne vuole stare fuori, non sa assolutamente nulla. Spiega che Totti comunque è sempre stato discreto, pure quando era single, non raccontava, non si vantava, e sì che dice che di donne appresso ne aveva comunque centinaia. Si sono riviste ad altre sempre feste che io organizzavo, il giro dice che è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi. Che sommatti, dice, quindi insomma se ne pulisce un po' le mani il suo amico, poi sai, la verità. La verità, sanno loro. La sanno loro, brava Sheila. Noi vediamo perché quello che insomma adesso si vede. Poi tra l'altro guarda. Anche perché mi ricordo benissimo che in una giudicare puntata dell'Isola dei Famosi Ilari aveva smentito tutto quanto, quindi Averissimo dalla Toffanin. Da qualche altra parte aveva smentito questa crisi, ma poi invece non ha potuto più smentire nulla. No, forse era per tutelare i figli, ma già erano separati, penso, comunque loro due. Ma vedremo, più vedremo che altro gli avvocati. Vedremo, perché che sicuramente adesso questa storia prenderà un po' farà parte un po' dei gossip, perché è chiaro che ognuno attaccherà il suo pezzetto. E beh, poi no? Sono due personaggi belli, famosi, e quindi è ovvio che insomma se ne parli. Poi ci auguriamo, un po' come l'abbiamo detto anche oggi pomeriggio, insomma, per i figli l'importante è che poi i genitori siano due persone intelligenti. E certo che. Ma credo di certo sì. Certo di sì, penso. Quanto di abbiamo? Sì. Ce la fai? Pochissimo, sì, ce la faccio. Riparliamo velocissimamente dei due eterni principali, uno con il 9 e uno con il 90. Fateli vostri, abbiamo poco tempo, ma riuscirete ad averli. Redazione. E allora 895095, vi chiedo di essere veloci per questa informazione principale. Due eterni secchi, due eterni principali, uno con il 9 e uno con il 90, ma troverete anche Lambo d'Agosto con il 90, speciale prima del mese. Allora 895095, darete fissa dai cellulari, avrete questa informazione unica, ristretta, originale, quella di Lio e Marco. Via con le vostre chiamate. Pochi secondi, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma ritorniamo per altri 10 minuti con Casalotto e anche con Lio. Certo, rimanete con noi, a tra poco.
tornati, ci siete ancora? Spero di sì, così chiudiamo in bellezza questo lunedì sera del primo di agosto. 10 minuti ancora, riprendo in mano la cartelletta, non so se vuoi andare visto che sei stato pochissimo prima della pubblicità, Lio. Beh, vai adesso o dopo? Se è possibile posso ritornare subito in redazione, poi andremo con la notizia. Oggi primo giorno d'agosto, siamo oramai in questo mese dedicato un po' alle ferie, dedicato un po' alle vacanze. Allora attenzione, perché non poteva mancare il terno delle vacanze, sarà un terno secco e lambo d'agosto. Magari Lollo, se vediamo da qua le condizioni, le due condizioni principali per quanto riguarda il 3090 azzurro, perfettamente isotopo al 2858, quindi due distanze 30 perfettamente isotope che confermano un ambo secco, e voi avete fatto questi due calcolini per trovare questo ambo secco di due numeri. Guardate che questa condizione è lineare, veramente forte. Del resto, come quella verde, la 4777 e la 3363. In questo caso alla ruota di Cagliari, alla ruota nazionale, avremo il terno delle vacanze, perciò prossima informazione per tutti, ambo secco, ambo d'agosto, sarà un ambo vertibile, eterno delle vacanze. E allora io scappo in redazione per portarvi questa piccola ma grande informazione al costo di un caffè. Andiamo di là. Molto bene, allora la possibilità di risparmiare sarà tramite l'892288, portale storico di Casalotto, al costo di un caffè, poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, soprattutto per tutta la durata della telefonata. E allora vi ho mostrato queste due condizioni, quella azzurra e quella verde, quindi due quadrati perfetti di distanza 30, isotopi che confermeranno a Bari, Genova, una ambo secco, ambo vertibile di agosto, quindi due numeri secchi alla portata di tutti voi. E a Cagliari nazionale avremo il terno delle vacanze, un ambo e un terno secco, ora vostri all'89 22 88. Fate vostra l'informazione perché è praticamente bellissima. Via con le vostre chiamate. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina. Quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Baby.
E allora potete sempre chiamare l'89 22 88, sempre al costo di un caffè, poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, per avere l'ambo di agosto. È un vertibile a Bari Genova, è il terno delle vacanze Cagliari Nazionale. Ma ora grande richiesta, ultima possibilità per questo lunedì sera, i due terni principali di agosto, il terno ad ogni costo, terno con il 9, terno secco chiaramente, e 90 sempre con il terno principale, ma c'è anche l'ambo con il 90 d'agosto. 895 095, ultima possibilità per domani sera, fate vostra l'informazione perché è praticamente fortissimo questo 9 e questo 90 per domani sera, prima del mese. Ultima notizia, i nostri amici animali, ci spostiamo fino a New York verso il divieto della vendita di cani e di gatti nei negozi. Infatti lo stato proprio di New York potrebbe seguire le orme della California e vietare appunto la vendita di cani, gatti, ma anche di conigli nei negozi animali. Sta a questo punto soltanto al governatore Katie Hulk di decidere se firmare o meno la misura rendendo la legge. Noi ce lo auguriamo. Tutto questo appunto sarebbe l'obiettivo di agevolare e incoraggiare i cittadini ad andare nei canili o in altre strutture simili per adottare cani, gatti o conigli. E riguardo agli allevatori, è da anni in corso uno scontro brutale per le condizioni in cui gli animali sono tenuti e per il fatto che molti operano senza esserne, insomma, autorizzati. Questa è la notizia, speriamo che firmi il governatore e chissà mai che arrivi anche qua, poi in Italia. Beh, ci sono sempre buoni propositi per tutelare i nostri amici a quattro zampe e vedremo se questo arriverà nello stato di New York e poi magari anche in altri paesi. Beh, è chiaro che comunque se un negozio, se una struttura vende legalmente degli animali, ci sta anche, ma la cosa che non possa accettare la vendita illegale di animali, questa assolutamente è una cosa veramente che mi fa ribrezzo. No, poi spesso sono malati, sono malnutriti, hanno un sacco di patologie. Va bene, il tempo stringe, noi vi salutiamo, vi auguriamo buona serata, grazie per averci seguito, vi aspetto di nuovo domani in diretta al pomeriggio e c'è anche l'estrazione domani, la prima di agosto. La prima di agosto, è vero, certo, è vero. Che sì, certo vi aspetto, che sì. E in bocca al lupo per domani. E allora grazie a te, scelta.
Sheila, grazie a Marco, grazie a tutti voi per aver seguito questa diretta del lunedì sera e come sempre avete visto che anche in questo lunedì sera vi abbiamo portato pochi numeri, quindi sempre delle ristrette, ristrettissime in ambo secco e interno secco, ed è chiaro che i nostri portali rimangono a vostra disposizione per avere gli aggiornamenti. E allora buona continuazione, buone ferie se in questi giorni, se stanotte, se domani partirete, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.